Benvenuti a tutti ragazzi, e dato che stiamo arrivando alla soglia principale di 10.000 iscritti, direi di portare questo video. Questo video sarà uno dei primi speciali che sono riuscito e che riuscirò a portare in questo canale. Infatti, oggi, dopo tanti mesi di attesa, andiamo a vedere un video molto particolare. Un video dove la Granny ha fatto tre avvistamenti nei cartoni animati. Allora, so di certe volte sono anche dei video anche per scontati, però non è detto, perché adesso comunque andremo a vederli uno per uno. Vi farò vedere le varie foto che si susseguono e vedremo le foto direttamente di Granny. Allora ragazzi, proprio prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale perché è molto importante, sapete che siamo arrivati a questa storia veramente molto particolare. Numero 3. Ora ragazzi, partiamo con l'avvistamento comunque della nonnina e della nonnina Granny sui Looney Tunes. Ragazzi, Looney Tunes è un cartone animato che va di voga comunque molto tempo fa, o comunque quando io ero piccolo, andava di moda comunque nei bambini, nei ragazzini, comunque nei bambini, quelli un pochettino più piccoli e non nei ragazzini un pochettino più cresciuti, ecco, perché facevano anche su, mi pare, su dei canali proprio veramente solamente per bambini, ecco, per l'adolescenza che vanno dai 3 ai 6 anni. Questa, diciamo, è la loro fascia d'età. Praticamente, per chi non sapesse, la Granny di questo cartone animato è proprio il vero personaggio, ovvero uno dei protagonisti, ovvero la nonnina, che va comunque a custodire tutti i suoi piccolini animali che fanno parte della serie. Infatti, questa nonnina possiamo vederle che ha comunque doti veramente da mamma, comunque si comporta veramente molto bene con i suoi figli, con i suoi piccoli animaletti. Non ci sono infatti problemi legati alla convivenza con questa nonnina perché lei sembra comunque molto educata, però si dice che al di fuori comunque delle riprese di questo cartone animato, questa nonnina fa vedere il suo lato più oscuro. Infatti possiamo vedere anche una notevole somiglianza con la Granny, infatti vediamo che è praticamente la stessa, solamente la versione tra virgolette buona. Però, quando questi cartoni animati non vengono registrati, al di fuori questa nonnina semina il panico, come nel gioco. Ok, passiamo all'altra posizione. Passiamo alla posizione numero 2. Sto parlando, come sempre, che come in ogni appuntamento non può mai mancare, sto parlando delle avventure di Gumball. Gumball è un cartone animato che conoscerete sicuramente tutti, però forse quello che non sapete, perché magari per chi non ha visto tutti gli episodi, perché non è apparsa in molti episodi, c'è una signora molto vecchia, la nonna di Gumball, che fa comunque la sua apparizione in alcuni episodi. Allora, c'è da dire che questa nonna ha il carattere veramente ostile, si vede proprio che vuole comunque somigliare alla Granny, o che non sia proprio la Granny in persona. Perché ho visto su internet, dopo facendo varie ricerche, che lei non è veramente la Granny, però ha preso veramente molto spunto da questa creepypasta, da questa leggenda, da questa nonnina, diciamo, veramente molto cattiva, veramente, diciamo, che vuole ucciderti. Ha preso veramente spunto, infatti, si può vedere anche veramente dalle immagini che Gumball è veramente molto preoccupato a causa della sua nonnina, perché è veramente molto irrequieta, non è calma, è veramente, diciamo, ha superato quasi ogni limite, perché è anche cattiva. C'è da dire anche questo, perché la loro nonna, che comunque non è la Granny, come abbiamo detto all'inizio, però comunque sotto sotto ha preso spunto dalla Granny, è veramente la persona più malvagia che possiamo trovare anche nei cartoni animati. Molto bene, ora direi ragazzi di passare subito subito alla prima posizione di questa compilation. Sto parlando di Leone il cane fifone.
Allora, questo è un video che comunque Leone Cane Fifone non ha mai fatto avvistamenti particolari, perché come sappiamo Leone Cane Fifone è già sfondo horror, infatti è già comunque un cartone, diciamo che ha spaventato molti ragazzini, molti piccoli, infatti si vedeva come un cartone divertente all'inizio, però poi con il passare delle puntate, su questo cartone animato venivano fuori le peggio cose. Dei peggi avvistamenti di tutto, potevamo trovare qualsiasi cosa e si dice che a tanti ragazzini questo cartone animato non ha fatto dormire la notte perché è stato veramente molto inquietante e terrificante. Però ora parliamo della creatura, o comunque del, secondo me, del personaggio principale di Leone e il cane Fifone. Sto parlando della nonnina, la sua nonnina. Proprio lei. Vero, non ve l'aspettavate. Magari vi aspettavate una persona che comunque ha fatto visite in un episodio a Leone Cane Fifone. In realtà no. In realtà, Granny è proprio la nonnina. Dopo varie ricerche su internet e nel web, ho verificato, magari vi lascio anche l'articolo, che questa nonnina si è comunque trasformata in Granny. Infatti, come sappiamo, Leone Cane Fifone non è più. Attualmente non fa più attualmente, diciamo, le puntate, perché sono puntate vecchie. Le puntate di questa serie qui sono vecchie, non sono nuove. Si dice infatti che questa nonnina, dopo aver comunque terminato le serie, il marito purtroppo non ce l'ha fatta. Il cane comunque è deceduto anche lui, perché come sappiamo i cani durano veramente poco. Il nonno invece aveva qualche problema, infatti che aveva molti problemi respiratori, non riusciva e comunque alla fine non ce l'ha fatta. L'unica che è sopravvissuta in quella serie televisiva, in quei cartoni animati così paranormali, devo dire, è proprio lei, è proprio la nonnina. Questa nonnina che durante gli episodi sembrava veramente normale, sembrava veramente prendersi cura proprio dei suoi animaletti, o comunque anche del suo marito o del cane, proprio nei confronti di Leone Cane Fifone, era veramente molto buona. Si poteva vedere anche dai suoi occhi. Ma ragazzi, in realtà, alla fine si è trasformata in quello che abbiamo visto oggi. Ha perso qualche chilo perché ha fatto veramente molta strada. Però alla fine, ragazzi, si è trasformata nella Granny che tutti conosciamo oggi. Ok ragazzi, questo video è giunto al termine. Spero che questo primo video dei tanti che continuerò a fare vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like sotto questo video se comunque volete altri video di avvistamenti, diciamo anche nei cartoni animati o comunque avvistamenti in generale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa volete vedere. Vi ricordo di lasciare un bel like, come vi ho detto all'inizio del video, l'iscrizione perché è sempre una cosa veramente molto importante. E niente ragazzi. Grazie per la visione di questo video e noi ci becchiamo al prossimo. Ciao ciao!